La piccola valle dei sogni, un'emozione inattesa sotto il cielo della Campania. Nella provincia di Salerno, abbracciata fra i monti Borboni, Porche e Julio, la valle di Siano. Un dolce incontro con una terra serena dal profilo verde e sincero. Lo specchio azzurro di un cielo incontaminato si poggia sui monti lasciando scorrere lo sguardo su panorami di infinita bellezza. I boschi intensi e pieni di colori sono dei piccoli paradisi per castagni e funghi che danno colore e sapori ad una terra tutta da vivere. Le montagne custodite come castelli imperiali da un centinaio di ruderi costruiti in tempi remoti, pietra su pietra, da esperti contadini armati di pochi attrezzi e tanta pazienza. La Valle dei Sogni è il posto ideale per trascorrere un weekend passeggiando fra la natura o assaggiando i piatti tipici locali nei ristoranti che non mancano per cortesia e familiarità. Il periodo estivo rende ricco i boschi, con more dal gusto delizioso e fragoline di bosco che inebriano qualsiasi palato. L'autunno si presenta come una stagione caratterizzata dalla vendemmia. In alcuni luoghi viene esercitata come un tempo, dove le vecchie tradizioni diventano consuetudine nei gesti, nei canti e nei lavori dei campi. A piedi per sentieri che si inoltrano in mezzo ai boschi, che si biforcano fra gli alberi e i campi coltivati. Lungo il percorso della salute si possono ammirare suggestive vedute che appaiono come veri dipinti. In ogni stagione riempiono di autentica emozione il nostro animo. Ad ogni passo si possono scorgere resti di un passato che tende a scomparire con le sue misere tracce. Siano risale ad un'era preromanica, lasciando nel mistero l'origine del suo nome, ma di sicura provenienza sono i suoi sapori: la ciliegia, la percoca di Siano, la braciola di capra, la pizza e mallone, il vino e i formaggi provenienti dai pascoli. Sui pendii del Monte Porche pascola il gregge della famiglia Basile, che fonda le sue radici nel 1840. Grazie alla loro esperienza secolare portano sulle nostre tavole i sapori di una valle antica. A noi non resta che assaggiare i loro formaggi e le carni tenere dei loro agnelli. Passare una giornata insieme ai signori della montagna è il modo migliore e sicuro per fare escursioni mirate all'apprendimento di questo antico mestiere, scoprendo particolari affascinanti e suggestivi che resteranno impressi nella mente e nell'anima. Thank you.
Lasciando scorrere le immagini di una Siena urbanistica, la scopriremo fatta di case, portali ad arco finemente lavorati, edifici pubblici e piazze stupende. Siano si colloca alla periferia della provincia di Salerno, da cui dista circa 22 km. Si estende su una superficie di 8,5 km quadrati e 120 metri sul livello del mare. Conta 10.033 abitanti residenti, che nel periodo estivo, tra luglio e agosto, sfiora i 15.000. Il clima mite e tipicamente mediterraneo, anche in inverno, regala stupende giornate ricche di sole, lasciando respirare un'aria fresca e frizzante, adatte per uscire, per passeggiare per le strade oppure a fare shopping. Ricca di esercizi di ogni genere, è il posto ideale per fare un'escursione e recarsi al mercato domenicale e fare shopping con tranquillità e convenienza. L'evento calamitoso del 5 maggio 1998 provoca danni notevoli all'economia del paese, ma come sempre questo non scoraggia i sianesi, che si riprendono, come dopo il sisma del 1980, dando una spinta favorevole all'economia e alla crescita di piccole e medie aziende. Attualmente in valle ci sono circa 200 esercizi. Per quanto riguarda il settore bar e ristoro, ci sono complessivamente 28 esercizi. Alcuni ristoranti della valle sono apprezzati anche a livello internazionale per la degustazione di sapori tipici della Valle dei Sogni. Che la valle sia stata abitata in tempi antichissimi è testimoniato sia da numerosi ritrovamenti di vasi di ceramica, sia di tombe e da tracce di una villa rustica romana. La tradizione vuole che alle falde del Monte Iulio si sia fermato Giulio Cesare, mentre qualche storico sostiene che trattasi di Ottaviano Augusto e dei suoi legionali. L'arrivo dei Longobardi si caratterizza con insediamenti sul Monte Porche e con lo sfruttamento delle acque del Monte Sant'Angelo. Alcuni resti longobardi nei pressi della sorgente ne danno una sicura testimonianza. La società primitiva era piuttosto povera, che con sacrifici riusciva a stento a sopravvivere. Le famiglie erano isolate e si avvalevano di usi consueti che sono propri della società agropastorale. Intorno all'anno 1000 a.C., l'acqua e i pascoli rigogliosi costituirono una validissima attrattiva per la popolazione,
che da pastori permanentemente nomadi diventarono man mano seminomadi. Il primo documento storico che parla di una località della valle di Siano risale all'848 d.C. e parla di San Vito, mentre nell'852 appare per la prima volta il nome di Sianum. Documento del 1247 si parla del feudo di pertinenza della nobildonna conosciuta col nome di Dadea di Amalfi. Con la famiglia Budetta di origine normanna, il feudo di Siano si andò consolidando. Il periodo glorioso della storia di Siano ha inizio nel 1640, quando il nostro feudo viene insignito del prestigioso titolo di Ducato, con Carlo Capiceladro, primo duca di Siano. Per concludersi, secondo diversi storici, nel 1737. Dal 1400 al 1600 il feudo di Siano fu molto conteso. Nel 1773 fu ceduto al marchese Giacomo De Luca. Il secolo XVIII fu il secolo degli artisti pipernieri sianesi, di cui sono testimonianza i portali di palazzi con archi artistici in pietra finamente lavorata. I pipernieri sianesi, per la loro bravura e abilità nel lavorare le pietre, erano particolarmente richiesti. Ancora oggi si possono visitare due portali ad archi siti in Via del Sole e Corso Garibaldi, risalenti entrambi al 1774. Nell'Ottocento, col periodo francese, oltre al sindacato, fu istituito il decurionato e si affrontarono problemi legati alla sicurezza e all'istruzione. Verso la fine del secolo l'intero palazzo marchesale fu smembrato e ridotto in piccole abitazioni, demolendo così il caratteristico complesso signorile. Massiccia fu l'emigrazione verso il Nuovo Mondo, riportando notevoli cambiamenti all'economia sianese. Con l'avvento del fascismo, Siano fu scossa da fermenti nazionalistici e tutta l'attività politica amministrativa si mosse nell'ottica del regime. Oltre all'agricoltura e all'allevamento, la presenza del legname costituì una fonte notevole per il commercio. Infatti, i rigogliosi alberi venivano utilizzati nella costruzione di porte, travi e carri. Antichissimo e diffuso era il mestiere di copellaro, che con la legna dei boschi realizzava recipienti di diverse dimensioni e per molti usi non solo casalinghi. Nel 1932 gli artisti del legno erano 13, i copellari erano molto di più.
Attualmente, come artigiano copellaro, ne è rimasto uno, il signore Antonio Leo, di anni 85, che ancora oggi, avvalendosi di macchinari secolari, tiene questa tradizione legata ad un respiro. Anche se il tempo rallenta i suoi movimenti, nelle sue mani si esprime la massima esperienza e dedizione di questo artista, testimone storico della Valle dei Sogni. Ancora oggi sono presenti nel territorio artigiani che, pur avvalendosi di nuove strumentazioni, sono gli artisti che tengono alto il nome dell'artigianato sianese. Un lavoro minuzioso e valido per creare ornamenti e arredamenti di grande valore artistico, ma sconosciuto ai molti. Visitare Siano significa verde e aria pulita, un weekend all'insegna dello shopping e della buona cucina, ma anche all'insegna di un popolo legato alle tradizioni religiose. We'll be right back.
nella Valle dei Sogni gli antichi sapori legati alle tradizioni locali si possono degustare in armonia e allegria durante il periodo che va da agosto a settembre. In questo momento le strade si riempiono di persone di ogni provenienza, come un fiume in piena dopo un periodo di siccità. Nelle piazze si organizzano sagre e degustazioni dei prodotti tipici locali, rivalutando quelli che erano i pasti dei contadini di un tempo. La prima sagra ad avviare questo itinerario gastronomico è quella denominata Trippe Soffritte, che si svolge il 2 e il 3 agosto in via D'Andrea. Non manca la musica da palcoscenico che insieme ad un cielo colmo di stelle rende la piazza un teatro senza confini, dove gli artisti restano coinvolti dall'attenzione e dal colore del pubblico sianese. L'8 agosto si organizza una mega discoteca all'aria aperta presso le scuole medie ai piedi del Monte Porche, dove i più giovani passano la serata ballando e socializzando. Nei secoli passati l'allevamento di capra era parte del sostentamento della valle. La braciola di capra era il modo migliore per passare al tavolo una festività, consumata prevalentemente di domenica quando ce n'era la possibilità. Altri prodotti tipici della valle sono la percoca di Siano e il vino prodotto a Siano. Quando il vino era importante nell'economia del paese e andava male, si recuperava consumandolo in famiglia, lasciando macerare la percoca nel vino per dargli un gusto particolare grazie alle proprietà zuccherine. Questo viene riproposto ogni anno nella sagra della braciola di capra e della percoca di Siano nel vino, sagra che si svolge dal 9 al 12 agosto nel piazzale della Casa di Carità adiacente alla Chiesa Santa Maria delle Grazie.
molto sentita dalla popolazione sianese sin dall'antichità, è la devozione al santo patrono, che nel 1656 salvò il paese dal contagio della peste arrivata alle porte. Il santo, tanto venerato, è San Rocco, il quale viene manifestato con grande fedeltà ogni anno nel decorrere del 16 agosto, con una processione che riversa per le strade di tutta la valle un vero e proprio fiume di persone che può coprire più di 3 chilometri. Sempre in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco, alcuni giorni dopo la grande processione si svolge il palio di fuochi pirotecnici. Questa tradizione vede competere fra loro i vari rioni della valle, che propongono dei veri e propri artisti dei fuochi d'artificio che li rappresenti. Durante il palio la maggior parte dei visitatori si ferma per strada, degustando un tipico panino con la braciola di capra o consumando noci e castagne accompagnate sempre da un buon bicchiere di vino. In questo periodo ogni sera è buona per ascoltare musica, stare insieme e divertirsi. Nella maggioranza delle volte in piazza si alternano cantanti e musicisti provenienti dalla sfera sanremese. Anche se non ancora menzionato, un altro prodotto su cui appoggiava il sostentamento della popolazione era la coltivazione del fagiolo. Fino agli anni del dopoguerra, la coltivazione del fagiolo era abbondante tal punto che alcune famiglie si sostenevano commercializzando il prodotto. La classe più povera si cibava prevalentemente di prodotti di facile recupero, come le farine di gran turco, cotta al forno con sola acqua, e la verdura selvatica raccolta nei pressi dei boschi. Bollita e accompagnata da patate, raramente veniva affiancata della carne di maiale, ma sempre con un buon bicchiere di vino. Tali pietanze vengono riproposte annualmente durante la sagra del fagiolo e la carne di maiale, che avviene dal 19 al 20 agosto, e la sagra della pizza e mallone, dal 23 al 24 agosto. Oh,
Dal 28 al 30 agosto si svolge una manifestazione di carattere musicale, dove la musica popolare viene riproposta, coreografata con balli tipicamente mediterranei. Circondata da artigiani provenienti da ogni luogo, artisti che rispolverano vecchi mestieri mostrano i loro capolavori. Questo raduno scatena nel cuore del pubblico il gusto di riscoprire le radici di un'epoca lontana fatta di povertà e costrizioni. In questo periodo folcloristico non mancano divertimenti e attività sportive e percorsi di animazione giornaliere per grandi e bambini. In località Vaticale, l'8 settembre, ai piedi del Monte Iulio, si ricorda l'arrivo dei fedeli dal pellegrinaggio da Montevergine. In onore di Mamma Schiavona o Madonna Romuntagnone, si organizza un rito religioso seguito da cori a cappella, canti accompagnati dallo strumento della tradizione contadina, la tamorra, e balli che creano un'atmosfera particolarmente suggestiva che riesce a coinvolgere indistintamente anziani e bambini. Questa tradizione riscopre i valori della cultura contadina, facendo memoria degli antichi rituali, dove attraverso il pellegrinaggio a piedi si chiedeva alla Madonna di Montevergine la grazia per avere un buon e abbondante raccolto. Non mi ha voluto pagare, lo sai? Non lo so. Ma non lo capace, ma chi diamo che è andato a me?
Chi sapeva che tu eri una monnezza? Io una monnezza? Non ti scomba a me? Dov'è? Non ci siamo, è una schifezza!